Ciao ragazzi, sono Matteo Marfia, detto il Marfi, ex giocatore ATP e attualmente istruttore fit di tennis e di padel. Oggi volevo parlarvi di un argomento un po' oscuro, le racchette pro stock dei giocatori professionisti. Mi sono preso un po' di appunti, ovviamente, dove andrò a rispondere un po' di domande e spero di riuscirvi a chiarire un attimino questo argomento un po' oscuro, dove gira molta ignoranza, è opportuno cercare di chiarire le cose. Allora, intanto, cosa sono le racchette pro stock? Le racchette pro stock sono delle racchette fatte apposta per i giocatori, con ovviamente il loro peso, il loro bilanciamento, il loro swing, il flex, e alcuni giocatori giocano con delle racchette che sono semplicemente vecchie di molti anni fa e vengono pitturate dai brand famosi con le ultime colorazioni. Perché il giocatore è affezionato a una racchetta, non la vuole cambiare, al massimo cambia bilanciamento, peso e swing, ma il telaio resta lo stesso. E allora ogni anno gli cambiano la colorazione con quella attuale, praticamente. Allora, molti brand, quasi tutti i brand, fanno racchette pro stock, però parliamo di quelli un attimino un po' più famosi, Head, Wilson, Babolat. Parlando un attimino di Babolat, semplicemente loro usano telai vecchi, molto vecchi, dove escono dalla casa madre pitturati con l'ultimo paint job e nudi. Praticamente sono molto leggere e dopo, quando vengono consegnate al giocatore, il giocatore ha una persona di fiducia che gliele mette a posto. Gliele fa tutte uguali, ovviamente, col bilanciamento, lo swing e il peso. Parlando invece di Head, ha due linee, diciamo, una TGT col codice TGT e l'altra col codice PT. Sono racchette di qualità superiore e telai leggermente diversi da quelli retail, ma soprattutto anche di forma. Parliamo anche di Wilson a questo punto, che anche loro, come Babolat, colorano le racchette vecchie con i paint job nuovi e in più hanno delle racchette molto particolari, siglate col codice H iniziale, con i vari numeri dopo, che sono proprio telai completamente diversi da quelli che ci sono in commercio. Hanno una forma diversa, uno spessore diverso, ovviamente un flex diverso e schema corde diversi. Ogni giocatore si trova bene con la propria racchetta e quando ne sceglie una è molto difficile che la cambi. E quindi, sia se sono racchette vecchie, sia se sono racchette diverse, forma del telaio, le racchette vengono pitturate con l'ultimo paint job. Ne faccio vedere alcune. Eccole qua. Queste qua sono rispettivamente una TGT Speed, una Pure Drive Pro Stock, una Pro Staff Pro Stock della Wilson e una PT Radical. E ovviamente ce ne sono tantissime altre. Ma quali sono le differenze praticamente dalle racchette pro stock alle racchette retail? Per quanto riguarda le racchette, quelle vecchie, colorate, il giocatore prende la racchetta e la fa come vuole, ma il telaio e i telai che gli arrivano sono tutti precisamente uguali di flex, perché quando vengono spedite le racchette ai giocatori, un lotto di racchette viene fatto con lo stesso foglio di materiale. Quindi avrà la stessa qualità e la stessa rigidità flex per tutte quante le racchette che vengono fuori da quel lotto. Quindi il giocatore vuole 6 racchette, 4 racchette, 5 racchette, hanno tutte lo stesso flex. Ne vuole 12? Ok, facciamo due lotti con la stessa qualità
qualità di materiale e lo stesso flex. Così, quando il giocatore le ha e se le modifica, avrà tutti i telai uguali, identici, e poi ci mette il peso che vuole, il bilanciamento che vuole e lo swing che vuole. I grandi brand fanno le racchette retail, le fanno bene. Il problema è che quando le smistano, le insembrano. E quindi tutte le racchette, la maggior parte delle racchette, non sono uguali a quelle che arrivano in negozio. Io, esperienza parlando, quando vado in negozio e compro una racchetta, mi danno 6 racchette in mano, stesso modello, stesso peso, stessa marca, non ce n'è una uguale. Io non ne sento neanche una uguale in mano, perché ci sono i pesi, i bilanciamenti diversi, i pesi del materiale dentro al telaio che sono stati distribuiti in maniera diversa. Quindi queste sono cose che ovviamente un professionista sente appena ce l'ha in mano. Dopo, ovviamente, quando ci gioca è palese. Ovviamente giochi due sport, due sbarra tre sport diversi se hai le caratteristiche diverse sulle racchette. Adesso non è che possiamo giocare con 3 racchette uguali, e questo lo vedo perché nei soci dei circoli mi dicono: Matteo, ho queste 2 racchette a coppia, sono uguali, stesso modello, però con questa mi trovo meglio, ho un feeling migliore. Poi vado a misurare tutto quanto, a vedere swing, a vedere peso, e le racchette sono completamente diverse. Cioè, una spinge il doppio, una più controllo, una più maneggevole, poi tu ci puoi mettere la stessa corda, il tiraggio, meno, più, però alla fine se il telaio è diverso, risponde in maniera diversa e quindi giocano in maniera diversa. Quindi le racchette Pro Stock sono nettamente migliori. Il problema è che sono molto difficili da reperire, perché ovviamente vengono date solamente ai giocatori di un certo livello, e se per caso tramite qualche via secondaria si riescono ad avere, diciamo che il prezzo non è molto abbordabile, però il valore di mercato, ovviamente, è una racchetta che non si trova molto facilmente, è normale che abbia un prezzo un po' più alto, però fidatevi che quando do le racchette Pro Stock ai giocatori o ai soci che me le chiedono, o anche a dei ragazzi che comunque provano a fare ad allenarsi bene ogni giorno, la differenza la sentono subito. Non mi dicono: cavolo, Matteo, la palla con la stessa fatica mi va 30% più veloce e ho molto più controllo. Beh, ci sarà un motivo perché tutti giocano con racchette Pro Stock di alto livello. Bene ragazzi, spero di avervi chiarito un attimino le differenze tra le racchette Pro Stock e quelle retail. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. Se avete qualche domanda, scrivetemi nei commenti. Cercherò di rispondere a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!